La prima gara interna del 2017 per i Rimini si apre con una manita alla Sampierana, ma nonostante la gioia dei tre punti è un pomeriggio amaro per i Rimini per via della scomparsa di Stefano Pagani, storica voce dell'Inno Rimini Vai. Per lui, prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento. Nel frattempo il presidente Sergio Santarini, tolta la maglia dell'All-Star della Roma, dona a Valeriani la targa per la 100ª presenza con la maglia biancorossa. Pomeriggio di grande calcio operoso per il portiere Cesaretti che già al terzo viene chiamato alla respinta sul tiro di Valeriani, desideroso di sigillare con una perla la sua 100ª presenza, ma sulla respinta è clamoroso ancora di più l'errore di Bonaventura che mette all'atto di testa. Ancora un'occasione riminese sull'asse Valeriani Bonaventura, palla dentro del centrocampista, sulla corsa dell'attaccante che ci prova con un diagonale non trovando lo specchio della porta. Al 15° presenza ospite segnalata da una punizione battuta da Manenti, ma la sfera non impensierisce Mignani che la vede sorvolare sopra la propria traversa. Da calcio da fermo prova a colpire i Rimini, ma il colpo di testa di Cola termina all'atto. Bel lavoro di Valore al limite dell'area di rigore, controllo e tiro in gilata che sfiora l'incrocio, però c'è una netta deviazione da parte di un difensore. Più preciso e più fortunato l'ex Sant'Arcangelo Colla, quando proprio dal corner conquistato da Valori, in mezzo a una mischia in area di rigore, trova distinto il pallone che sbatte prima sul palo e poi buca la porta di Cesaretti. Il centrale difensivo mostra ancora una volta che il vizietto del gol non l'ha proprio perso. Ma il Rimini ama particolarmente la mattonella della bandierina e da un nuovo corner che mette in vetrina la coscia di Gabrielli nasce il secondo gol dei biancorossi. 2-0 e abbraccio meritato anche per una delle piacevoli sorprese di questo torneo che ebbe modo di debuttare nella serata di San Lazzaro di Savina sfiorando anche con l'occasione la marcatura. Cicarevic, abile cecchino, non vuole essere da meno del compagno ma Cesaretti risponde presente prima di arrendersi. Alla mezz'ora, quando Bonaventura firma il tris biancorosso con un tapis vincente dopo il liscio di Valore, servito proprio sulla destra da Signorini. Per Bonaventura altro gol importante, alla faccia del segnar poco. 3-0 è festa finita, manco per sogno. La Sampierana accorcia le distanze con Pippi, che non è quello delle calze lunghe, ma è colui che con il suo gol nasconde forse la posizione di Lanzi, che aveva allargato nell'occasione le gambe per far passare il pallone proprio davanti a Mignani. Sarebbe fuori gioco, ma l'arbitro comunque convalida la rete. Rimini che risponde subito presente, Valori va via in velocità a Batani, ma poi sbaglia il diagonale davanti a Cesaretti, facendosi bloccare la sfera. Al 37° per poco Pippi non sfrutta una serie di retropassaggi biancorossi davanti a Mignani per segnare ancora una volta, ma il portiere biancorosso riesce comunque a liberare di piedi. Al 44° Abdul si fa vedere con una progressione eccezionale sulla fascia sinistra, cross in mezzo che mette fuori causa anche il portiere Cesaretti, ma non trova un compagno pronto al tapin vincente. Squadra riposa a questo punto sul 3-1. Ripresa, Valori ci prova in diagonale con Cesaretti che respinge e con l'aiuto di un difensore libera la propria area di rigore. L'assedio biancorosso però continua con la conclusione di Valeriani che chiama la deviazione in corner nuovamente Cesaretti, prima che costui debba arrendersi ancora una volta quando Bonaventura, sfruttando tutta la generosità di Valori, forse colto dalla sindrome dell'ex, arrotonda il risultato firmando il poker. Festa finita, non ditelo agli altri, perché tra una gioia e l'altra per il gol firmato e per la doppietta dell'ex Forlì arriva il rigore per la Sampierana per un contratto di Valeriani proprio al limite dell'area di rigore. Manenti spiazza così Mignani dal dischetto, dimezza nuovamente le distanze per gli ospiti. Siamo a questo punto sul 4-2. Mastro Nicola, non contento, decide di gettare nella mischia Adrian Ricchiuti. Il campione, fuori da circa un mese e mezzo, spaventa Cesaretti, costretto a rifugiarsi in corner. Ma poco dopo nulla può sull'ennesima perla di Ricchiuti che trova il set alla propria destra. 5-2 e ritorna a gol per l'ex Catania. Lo stesso argentino, ricordandosi che il suo idolo Diego Armando Maradona in Italia vorrebbe partecipare allo spettacolo che programma al Teatro San Carlo di Napoli, ma per par condicio si accontenta del Teatro Neri quando inventa un pallonetto da 40 metri che si spegne sopra la traversa. 5-2 e ora, in onore anche di Stefano Pagani, è proprio il caso di cantarlo. Rimini vai, ma per i gol ci accontentiamo della seconda manita consecutiva.